Benvenuti sulla Saronno ad un nuovo appuntamento con 7x20, il nostro riassunto di tutte le notizie di 7 giorni del Saronno in soli 20 minuti. Qui con me per fare questo riassunto più brillante e anche più bello, diciamocelo, Franco Colombo, che comparirà magicamente. Grazie, 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 benvenuti. Buona giornata, buon sabato, un altro sabato insieme a commentare le notizie più importanti e quello che è successo. Ma iniziamo subito da quello come abbiamo finito settimana scorsa. Si parlava di Zotta Fraschini, si parlava di un progetto particolare. Cosa è venuto fuori, cara Sara? È venuto fuori tutto l'orgoglio saronnese per questo progetto, perché sabato scorso, alla presentazione dell'anno accademico dell'Accademia di Brera, è stato anticipato che ci sarà un museo innovativo e didattico all'interno dell'ex Isotta Fraschini. La presidente Livia Pomodoro ha parlato un po' di questo progetto, dicendo che insomma, il Gorla, proprietario dell'area, ha messo a disposizione uno spazio e l'Accademia con entusiasmo ha accettato di aderire. Noi sul Saronno abbiamo riportato anche stralci dell'intervista di Fabrizio Patti del TGR che ha un po' ascoltato i protagonisti, quindi Gorla, il sindaco Airoldi che crede molto nel progetto, infatti ha fatto un lunghissimo comunicato stampa rimarcando il proprio orgoglio da saronnese e anche un po' il fatto di aver creduto fin da subito nel progetto della rinascita dell'ex Isotta Fraschini e quindi c'è grande aspettativa, anche perché i tempi non sono lunghissimi, siamo nella fase della manifestazione di interessi, ci è stato spiegato, e si parla di un qualcosa di pronto fra i 3 e i 5 anni, quindi insomma considerando che adesso l'area è dismessa, insomma una bella sfida anche per le tempistiche. Dovrebbe essere un nuovo rilancio per la città da un punto di vista dell'immagine, ma anche una proposta per i giovani dal punto di vista culturale e anche formativo, insomma. Beh, importante. A parte che la rigenerazione urbana, la riqualificazione urbana, riappropriarsi di certi spazi all'interno della comunità è importantissimo. Se questi diventano densi e pieni di contenuti che possono portare la cultura, perché ci darà il bello e la cultura da questo momento particolarmente complesso, che possono essere poi frutti dei giovani, perché ci sono delle notizie anche, insomma, non tanto piacevoli sui giovani e su quello che sta accadendo a Saronno in questo periodo, vero Sara? Sì, è stata una settimana da questo punto di vista che li ha visti protagonisti negativi, potremmo dire purtroppo, almeno delle notizie più importanti. La prima notizia è quella del, diciamo, giro di vite della polizia locale nei controlli contro il mancato uso di mascherine. Alla fine sappiamo tutti quanto servono e quanto sono, è il caso di dirlo, vitali per noi e per gli altri. Eppure c'è ancora chi non osserva questo obbligo. In particolare la polizia locale ha multato ben 5 ragazzi, tutti minorenni peraltro, con multe da 400 euro, quindi non proprio una passeggiata per i genitori. Vero è che se vengono pagate subito c'è una riduzione del valore dell'importo della multa, però Ci sono comunque 280 euro se vengono pagate subito, assolutamente perché quello è il valore. sì, esatto. E quindi comunque quello che preoccupa è un po' il messaggio che siano stati così tanti tutti beccati tra virgolette in un pomeriggio, quindi insomma voglio dire fa un po' riflettere il dato numerico e il valore. Dopodiché altrettanto riflettere fa la notizia che riguarda la mia Solaro in realtà e col fatto che siano stati arrestati giovedì mattina questi 5 minorenni protagonisti di 2 episodi decisamente forti sia per le conseguenze ma anche per le modalità con cui sono stati portati avanti, insomma sono stati rapinati 2 loro coetanei da parte di 14enni e 15enni, rubando uno smartphone e una felpa, alcune esposte addirittura come trofeo su Instagram, per dire, a calci, pugni, isolando queste persone dopo giorni di minacce. Insomma, 2 episodi che sicuramente non raccontano il meglio della gioventù che c'è da noi, ma che purtroppo sono in continua crescita, vero Franco? Ma sì, un po' dobbiamo dire che la situazione attuale, questi ragazzi che non vanno a scuola, questi ragazzi che sono senza attività sportive, questi ragazzi che sono lasciati un po' a loro stessi, acuiscono dei problemi di fondo che magari, o soprattutto ci sarebbero sicuramente già, non possiamo dare tutta la colpa alla pandemia. Certo che la risposta che stiamo dando alla pandemia è una risposta che può acuire certi problemi, i ragazzi comunque usano anche queste cose per sentirsi vivi brutalmente, lo si dice proprio brutalmente, usano i social per essere partecipi, far partecipi gli altri delle loro bravate nel cercare una relazione comunque sia nel bene o nel male, insomma, queste cose qua purtroppo fanno capire che dobbiamo mettere al centro delle soluzioni per i giovani. Purtroppo sapete che siamo
siamo diventati una zona arancione corretto, e l'arancione, se volete, rinforzato è il colore che è del maglione di Sara. Quando vi chiedete com'è l'arancione rinforzato, io l'ho scoperto oggi perché Sara, per la TV di servizio, che è il giornale di servizio qual è, ha mostrato il suo arancione rinforzato. Esatto. Ecco, saremo sempre a tono, speriamo di avere, mi procurerò un maglione bianco, spero di usarlo il prima possibile. Beh, allora dico giovani, che è importante dare delle soluzioni ai giovani, perché ovviamente c'è la necessità di dare dei punti di non solo socializzazione, ma anche proprio fisicamente di sfogo di tutte queste pulsioni, preoccupazioni e cariche che sono. Un po' lo può essere, diciamo, anche vedere delle kermesse canore come quelle di Sanremo, dove grandissimo omaggio a Il Saronno, Achille Lauro si è presentato con l'azzurro del Saronno, ma non solo con l'azzurro del Saronno, Sara, giusto? Sì, allora, credo che l'azzurro, insomma, sul Saronno, vabbè, leggiamolo così perché siamo noi, no? In realtà quello che erano saronnesi o made in Saronno, come abbiamo detto noi sulla nostra testata nel titolo, erano le lacrime di sangue di Achille Lauro della prima sera, che hanno fatto discutere forse più delle piume rosa, insomma. Se ne è discusso molto perché c'è stata molta curiosità verso come siano state realizzate, no? Ci sono sentite le spiegazioni più disparate. In realtà sono state realizzate da tanta, una buona dose di abilità del truccatore, ha detto che bisogna chiamarlo così, quindi noi eseguiamo gli ordini, Andrea Leanza, che è un saronnese conosciutissimo da tutti e amatissimo, perché insomma proprio per queste sue abilità. Leanza ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook che noi abbiamo riportato, in cui ha spiegato di essere un po' una parte del team che hanno creato la magia di Achille Lauro, perché poi insomma c'era il trucco, c'erano tante cose, lui si è occupato appunto di questa cosa delle lacrime, che ha detto non è stato affatto facile. Togliamo ogni dubbio. Non è assolutamente facile, però è un ulteriore riconoscimento al saper fare che varca i confini del conosciuto, e quindi chi è in grado di fare queste cose, soprattutto poi su un personaggio particolarmente scenico come Achille Lauro, gli effetti speciali ci stavano benissimo da questo punto di vista. Quindi è un premio comunque all'ingegno di Saronno, che si esplica in tantissime cose saronnese e delle aziende e della volontà. Quindi anche in un periodo così difficile si riesce a essere esempi positivi di quello che avviene in una realtà come quella di Saronno. Sì, è stato molto carino leggere sotto gli articoli, la condivisione su Facebook dell'articolo, come Leanza sia universalmente riconosciuto come un'eccellenza cittadina per i tanti lavori che ha fatto, dai dinosauri a Favino in Amamet, fino adesso appunto alle lacrime di Achille Lauro. Tra l'altro ha anche promesso che nei prossimi giorni farà vedere dei backstage e delle foto per vedere come ha realizzato questo effetto speciale, visto che lui non crede, davvero autodidatta, non crede nei segreti. Forse però questa saronnesità sul palco è anche dovuta al fatto che qualcuno per la prima volta si è occupato di Sanremo e ormai non parla d'altro, diciamo. No, non è che non parlo d'altro, ma in realtà con la nostra rubrica che è partita, vi ricordo, su Comunica TV stasera sarà la serata conclusiva del Festival di Sanremo, andremo fino alla fine con bricchi di caffè, gruppi di sostegno psicologici, terapie di gruppo per riuscire a affrontare questa serata. Noi l'abbiamo fatto in maniera molto scherzosa, grazie anche alla collaborazione di Gianluigi Carlone, sua moglie Roberta Mengozzi, che Gianluigi Carlone è più famoso come il frontman della banda Osiris, che hanno voluto fare con noi questa trasmissione, questa Casa non è Sanremo, dove prendevano in giro in maniera all'Alessandro Bergonzoni, non so se conoscete il nonsense di Alessandro Bergonzoni in questo modo, ma anche facendo un po' di scoperte di plagi, delle canzoni, di quelle le note sono 7, fra virgolette, o sono 12, come dice il mio amico Dario, e da questo punto di vista sapete che bene o male le cose più o meno si riscoprono. Però è stato molto divertente, erano anni che non vedevo Sanremo e ho subito capito perché. Devo dire che ho fatto un bel commento sulla pagina Facebook di Sanremo che è piaciuto, dicendo le cose che ho capito di questo Sanremo è che non bisogna essere troppo schizzinosi, perché quando vedete gli artisti sul palco, le canzoni le ascoltate, sono tutte un po' così così, poi le guardate su YouTube e sono fantastiche, e allora vi chiedete se quelli sul palco non sono quelli di tale quale show, probabilmente da quel punto di vista. E che tra le altre cose, dal punto di vista di Sanremo è fondamentale il pubblico, perché un Sanremo senza pubblico è come la pasta senza il sale, perde tantissimo da quel punto di vista rispetto a quelle che sono le emozioni che può dare a chi piace naturalmente uno show del genere. Devo dire che probabilmente non si sono le gag che ho fatte, mi ricordano molto i villaggi della Valtour,
dei tuoi 20 anni. Il problema è che non c'è il mojito, non ci sono i 30 gradi, non c'è il mare, soprattutto non hai più i 20 anni, che era il motivo principale per cui ti piacevano quelle battute, e quindi questa atmosfera un po' così. Ma comunque Sanremo, non ha capito una cosa, che la cosa più bella di Sanremo sono i commenti su Twitter, su Facebook, su Instagram dello stesso Sanremo, sono divertentissimi vedere le persone che esaltano commentare dalle conchiglie di Orietta Berti alla mesa di Achille Lauro, alle stecche dei vari cantanti, insomma quella è la parte bella. Però sai, quando si fanno, si usa il canto e queste cose qua, mentre passano alle mie spalle ospiti qua, perché noi siamo uno studio un po' così frizzante, non è che ci facciamo mancare nulla, le cose sono belle perché quando c'è la canzone comunque la musica, anche perché ci vediamo purtroppo invece a una notizia un po' più triste su chi ha fatto del canto una grande parte della sua vita e che è venuto a mancare in questi giorni, giusto Sara? Esatto, il Coro Alpe ha perso un suo storico presidente, parliamo di Francesco Balossi, più volte presidente del Coro Alpe, è stato un momento molto triste per la compagine canora e per tantissimi saronesi che lo conoscevano, anche perché purtroppo non c'è neanche potuto essere quel momento di addio in chiesa con il canto, che fa tanto parte della tradizione di chi ha speso tanto del proprio tempo per una compagine canora, proprio per le norme anti-Covid, perché siamo in zona, come ricordavi tu, arancione rinforzato, e in questo caso ai funerali ci possono essere solo i familiari fino al secondo grado, quindi veramente un modo ancora più difficile di vivere un lutto di quello che delle difficoltà che normalmente ci sarebbero. Lutto che interessa anche il mondo dello sport, purtroppo questa settimana, perché si è spento Walter Albertarelli, istruttore di scherma. Abbiamo pubblicato il ricordo di chi ha collaborato, quindi la scherma Saronno. Lui abitava a Cesati, quindi il funerale si è tenuto lì, anche lì solo per i parenti. E comunque, insomma, questi settori, questo Covid, queste scomparse, ancora una volta, come abbiamo già detto, ci danno la sensazione, quindi rendono anche un po' più difficile la nostra quotidianità, di una continua perdita, di un continuo impoverimento della nostra società. Assolutamente, uno dei problemi della pandemia, quello di tante persone che ci lasciano senza poter avere il conforto completo e assoluto negli ultimi momenti dei propri cari, ma soprattutto del saluto e del commiato di una comunità per la quale hanno dato tanto e che vorrebbe anche fare questa sorta di riconoscimento postumo, che è assolutamente importante. Speriamo che ci siano occasioni nel prossimo futuro di poterli ricordare in maniera adeguata, magari proprio con delle iniziative anche nella città di Saronno, per ricordarli in maniera magari con un sorriso in più, visto che non c'è il momento del funerale, ma con un pensiero profondo, anche perché hai detto giustamente, Sara, che la questione Covid continua a essere non solo di grandissima attenzione per ovviamente le notizie che vediamo, ma ci sono anche delle notizie importanti dal punto di vista vaccinale per quello che è il ruolo dell'ospedale di Saronno. Sì, sappiamo tutti che all'ospedale di Saronno sono in corso le vaccinazioni degli over 80 anni, ma in questi giorni è arrivata la notizia che a Saronno ci sarà uno degli hub di riferimento della provincia di Varese per le vaccinazioni, sarà nella fattispecie la scuola Pizzigoni. Ora, probabilmente non sarà solo la scuola Pizzigoni, perché al momento si parla di uno spazio, si parla di fare 690 vaccinazioni al giorno alla Pizzigoni, e quindi comunque è chiaro che probabilmente ci sarà anche bisogno di qualcos'altro, però sicuramente è un bel passo avanti, un punto di riferimento per la città di Saronno. Ne ha parlato anche il sindaco Airoldi, che è stato chiamato da Bertolaso proprio per affrontare questo problema. Lui aveva già detto: diamo a Cesare quel che è di Cesare, prima di Natale, quando si è iniziato a parlare di vaccini, che avrebbe messo a disposizione gli spazi partendo proprio dalla Pizzigoni. Quello che un po' non mi è piaciuto, se posso essere sincera, questa settimana da parte dei commentatori del Saronno, è il buttarla in politica sulla vicenda delle vaccinazioni. Mi spiego meglio, parlo di commenti questa settimana. Allora, parto da un mea culpa, sono stata un po' meno tempestiva del solito nella moderazione per tutta una serie di progetti che vedrete nei prossimi giorni, quindi ok, sono arrivati un po' i commenti in botto e con un po' di ritardo, ma c'è stata tutta questa critica a Monti ha detto, Airoldi ha fatto, è stata la Lega, è stato il PD, che sinceramente è un po' fuori luogo. Credo che tutti abbiano dato il proprio contributo e credo che l'importante sia che la cosa funzioni. Difficile pensare che Regione Lombardia possa fare questa cosa senza il sindaco e che il sindaco possa fare questa cosa senza Regione Lombardia. Non mi sembra un tema su cui mettersi a fare querelle politica, è stato più bravo questo, è stato più bravo quello. Se sono tutti bravi, ne siamo tutti contenti, anche perché, correggimi se sbaglio, a Roma governano insieme.
Quindi, come dire. Hai detto giustamente questa cosa molto importante come chiosa finale. Allora, innanzitutto, il tempo delle polemiche è finito. Il governo Conte, che era un governo di comunque coalizione, nel senso che era una coalizione che si era formata in Parlamento, ma di un colore politico, è iniziata l'era del governo Draghi, dove si è deciso per la maggior parte, per l'80% della presenza del Parlamento, di essere insieme al governo. Quindi bisogna superare anche polemiche, perché non è corretto dire che a Roma è una cosa, poi si va in Regione Lombardia e si fa la polemica lombarda del PD o dei 5 Stelle contro il governatore Fontana perché è della Lega, cioè, o c'è una maggioranza di centrodestra. Insomma, non funziona. Dobbiamo remare tutti nella stessa parte, perché oggi il punto fondamentale di questo periodo pandemico, cioè, questo è l'obiettivo di tutti, di lavorare bene tutti. Ci saranno errori, per carità, ce ne sono stati, ci sarà anche tempo per prendere poi il taccuino e fare le rimostranze del caso. Però in questo momento un po' meno di questioni politiche e un po' di mettersi a disposizione per riuscire a risolvere delle situazioni. Anche perché, Sara, tu hai un elemento importante per capire il polso della situazione e la preoccupazione dei lettori, dei cittadini, del saronnese, di questa vasta area, che è quella dei articoli più letti. Sì, esatto. E questo è evidente cosa sta avvenendo, perché quali sono gli articoli più letti della settimana? No, infatti volevo fare questa riflessione un po' su, non tanto sul singolo articolo, su quello che ha fatto più click, che mi sembra un po' sterile, ma un po' in generale sul trend. Magari, Franco, potremmo introdurlo come appuntamento finale del 7 per 20. Direi che sarebbe proprio l'idea di come vanno le tendenze. Questa settimana, un po' a sorpresa rispetto alla scorsa, è stata sicuramente quella del fatto che gli articoli che parlano di Covid, tutto l'aspetto Covid, non solo i dati, quanto anche tutta la parte dei vaccini e tutta la parte di cosa si può fare, quindi zona arancione, zona rossa, preoccupazione per questi aspetti, è stata di gran lunga nella top 10 degli articoli più letti della settimana del Saronno. Quindi questo racconta comunque due aspetti: la necessità di informarsi delle persone sulla situazione e anche un po', secondo me, la voglia di capire e la preoccupazione di come sta andando questa, speriamo che non ci sia, ma sembra, insomma, come mai annunciata, arrivi terza ondata. Quindi diciamo che i temi per far polemica non ne mancano, anche noi ne forniamo diversi, basta scegliere. Magari questo del Covid e delle vaccinazioni lo lasciamo un po' in un angolino, o dell'ospedale, altro tema caldo. Magari su questi tre temi facciamo un po' di fioretto, tanto è quaresima e insomma... Sicuramente, ma non ci giustamente dovremmo fare un investimento tutti in qualità, nel senso che, come detto giustamente, c'è tanta preoccupazione. Tra l'altro, esprimiamo solidarietà a tutte quelle famiglie che si sono trovate da un giorno all'altro col problema della didattica a distanza, certo, da gestire, con gli asili chiusi, se non in nido. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, purtroppo non si riesce a fare delle scelte che siano comprensive di tutte le problematiche che stanno vivendo tantissime donne, tantissimi uomini, lavoratori e lavoratrici, e soprattutto in un momento in cui anche il ruolo dei nonni, purtroppo santissimi e bravissimi, viene meno per delle questioni di sicurezza sanitaria. E quindi da questo punto di vista però dobbiamo tutti metterci nell'idea che la paura, la grande preoccupazione, per esempio, io che amo leggere i dati a differenza di Sara, proprio dei numeri, è che si ritorni del 31 marzo del 2020, quando in Regione Lombardia c'erano 1200 posti di terapia intensiva occupati da malati Covid. Ora noi siamo nella terza ondata, che sono le varianti, no? La cosiddetta inglese piuttosto che brasiliana, scozzese, adesso parrebbe che è venuta fuori anche quella nigeriana, che sono dei ceppi dell'influenza che solitamente accadono in tutte le influenze e purtroppo accadono anche in un'influenza come il Covid. Mi dicono che sia più aggressiva dal punto di vista dell'infezione, meno letale dal punto di vista della, e il fatto che sia più infettiva è quello che colpisce di più i giovani, perché ovviamente, se essendo più infettiva, va anche sui giovani, e ci ricolleghiamo ai 5 senza mascherina in giro, insomma un po' di test. Polemica a parte, lavora anche la stampa per darvi tutte le notizie più neutre possibile e anche per mettervi nella condizione di poter prendere un po' visione nera, si spera più serena possibile, di quelle che sono le situazioni che verranno fuori da qui a poco. Ma noi abbiamo un pezzettino delle anticipazioni. Cos'è l'argomento della prossima settimana? Settimana prossima parliamo di via Roma, di Bagolari, vi bagoliamo tutto sui Bagolari settimana prossima. Diciamo le novità, prime indiscrezioni, ci stiamo lavorando, oggi è uscito qualcosa, sarà secondo me il tema di settimana prossima, vediamo se ci prendo. Allora, se sarà il tema di settimana prossima, noi non vi pianteremo in asso.
perché noi non vi qua, come, cioè, tra l'altro Sara qui ha un bel fusto da quel punto di vista, sempre per dirla in termini di arborei, sotto questo punto di profilo, noi arriviamo ai 20 minuti adesso e siamo davvero ormai di una precisione spaventosa. Grazie per avermi. Pronti per Sanremo con queste tempistiche. Ragazzi, pronti per Sanremo stasera, adesso io devo andare a riposarmi perché ci sarà poi la baratona a Sanremo, altro che Mentana. Ci rivediamo qua settimana prossima, state bene, perché è un grosso augurio da parte nostra di stare sani, di stare bene, di stare in forma con tanta pazienza, perché ci vuole in questo periodo tantissima pazienza. Ci vediamo settimana prossima, Sara. Buona settimana a tutti.